un'altra tappa del nostro viaggio. Oggi saremo alle distillerie Poli. Trasparente come l'acqua, forte come il fuoco, profumata come un bouquet di fiori. La grappa, un distillato made in Italy. Il segreto per distillare una buona grappa è semplice. Diciamo spesso, bastano vinacce fresche e sane e 100 anni di esperienza, il che significa che una buona materia prima e una buona maestria nella conduzione dell'impianto sono i due ingredienti principali per ottenere una buona grappa. È un autentico capolavoro dell'arte nostrana della distillazione e proprio negli anni più recenti sta vivendo un autentico boom. È la grappa, il classico distillato made in Italy. La storia delle distillerie Poli inizia nel 1885 con il mio bisnonno Giobatta, che per amore scese dall'altopiano di Asiago e venne nel piccolo paese di Schiavon, dove aprì un'osteria. Qualche anno dopo capì che dagli stessi produttori di vino poteva comprare sia il vino da vendere in osteria che le vinacce con cui fare della grappa da offrire ai clienti. La grappa è il distillato che si ricava dalle vinacce, ossia dalle bucce degli acini d'uva, una volta separate dal mosto o dal vino. Fu così che nel 1898 installò un piccolo alambicco con il quale andava in giro per le varie fattorie a distillare la vinaccia. Una parte della grappa che otteneva veniva data al contadino e la restante parte veniva venduta nell'osteria. È così che è iniziata la storia dei Poli grappaioli. Le materie prime devono essere ottenute da uve prodotte e vinificate in Italia e distillate in impianti situati nel territorio nazionale. Le colline di Marostica, fino a Bassano del Grappa, un nome che parla chiaro, sono terre storicamente votate alla coltivazione della vite e alla produzione del famoso distillato. Ed è proprio qui, nel cuore del Veneto, precisamente a Schiavon, che nel lontano 1898 Giobatta Poli, con un alambicco montato su un carretto e andando per case a distillar vinacce, diede vita ad un'attività rinomata, oggi conosciuta in tutto il mondo con il nome di Distillerie Poli. L'insegnamento che ci è rimasto impresso da parte dei miei nonni e in particolare da parte di mio nonno Giobatta era chiuso in una frase che lui amava pronunciare spesso e che racchiude la filosofia di questa azienda e lo spirito di questa famiglia. Vendi caro, ma pesa giusto. Il che sta a indicare un rispetto per il distillato. Una buona grappa costa fatica e deve essere venduta per i soldi che merita, ma anche un rispetto per il consumatore che merita di acquistare il giusto prodotto per il giusto valore. Dopo i nonni, oggi, insieme ai fratelli Giampaolo, Barbara ed Andrea, è Jacopo Poli che porta avanti una tradizione e un obiettivo: far capire e apprezzare la fatica, la tenacia, ma soprattutto l'amore racchiuso in una bottiglia di grappa. Diciamo spesso che in una bottiglia di grappa è racchiuso molto amore. In effetti in una bottiglia di grappa c'è sì un distillato, ma c'è soprattutto la storia, la passione, la vita delle persone che hanno lavorato nell'azienda e in una parola l'amore di chi ha dato vita a questo prodotto. Quando si degustano un bicchiere di grappa si degustano centinaia di anni di cultura, il territorio da cui la vinaccia proviene, la competenza acquisita nel corso dei secoli. Tutto questo è racchiuso in un bicchierino di grappa. Il mastro distillatore è elemento fondamentale per determinare il profilo della grappa. È il vero autore dell'acquavite. È molto più importante del vitigno o dell'ecosistema in cui è maturata l'uva. L'elemento che contraddistingue la nostra grappa rispetto a molte altre è un equilibrio fra carattere ed eleganza. Lo stile che cerchiamo di dare ai nostri prodotti è proprio uno stile fatto di... deve essere una grappa sincera, vera, autentica, ma non aggressiva, rude, come la grappa di un tempo, bensì elegante e raffinata, come piace ai clienti di oggi.
Uno dei segreti del nostro successo, o della nostra diciamo, capacità di stare nel mercato, è proprio questa capacità di integrare la tradizione che abbiamo raccolto dai nostri predecessori con delle innovazioni. Della tradizione teniamo le cose buone, ma non ci fermiamo lì, proseguiamo nella ricerca. Abbiamo proprio oggi, per la prima volta, messo in funzione un impianto che è fra i più innovatori, i più innovativi che esistono in Italia, un impianto bagnomaria sottovuoto che sicuramente darà delle grandi soddisfazioni e aprirà la strada a dei nuovi stili di prodotto. La differenza fra la grappa polica e una grappa artigianale e la grappa industriale consiste nel metodo di distillazione. Noi usiamo il metodo a ciclo discontinuo, che significa che le vinacce vengono riposte in alcune caldaie, distillate e poi scaricate, e poi si riparte con un nuovo ciclo. È il metodo storico con cui si faceva la grappa e con cui ancora oggi facciamo la grappa. Viceversa, il sistema industriale si chiama ciclo continuo, è un sistema più veloce, che però dà una grappa più piatta, meno saporita, neutra, laddove la grappa artigianale è ricca di aromi e di profumi. It's my new obsession. Yeah, think it's not even a question. E qua siamo di fronte a uno degli alambicchi più antichi che sono ancora in funzione in Italia. È un alambicco composto da caldaiette a vapore. Le caldaiette sono questi pentoloni di rame all'interno dei quali viene messa la vinaccia. In ogni caldaia ci sono 4 cestelli. Ognuno contiene un quintale di vinaccia. Da un quintale di vinaccia si ricavano circa 3-4 litri di grappa. Ogni caldaia viene riscaldata a vapore, il vapore passa attraverso la vinaccia, porta via la parte alcolica ed entra alla base di queste colonne che servono a separare la parte alcolica, che è più leggera, dalla parte acquosa che è più pesante. Il vapore, man mano che sale, si arricchisce della parte alcolica fino ad avere 75 gradi di alcol. A quel punto entra in quelle serpentine che sono immerse in acqua fredda e che servono a condensare il vapore alcolico, che diventa quindi grappa. La grappa esce sotto a queste campane di vetro. Non la possiamo toccare perché tutto l'impianto è sigillato dall'ufficio tecnico di finanza, che controlla che venga pagata l'imposta. La parte iniziale della grappa viene scartata ed è la cosiddetta testa. Anche la parte finale viene scartata ed è la cosiddetta coda. Quello che si tiene è solamente il cuore della grappa, la parte ricca di profumi e di aromi che passa attraverso questo misuratore fiscale e da qui poi va ai serbatoi di stoccaggio per poi andare verso l'invecchiamento o l'imbottigliamento. La grappa è un'acquavite unica.